E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Fox e ragazzi, oggi andiamo a vedere cos'è questa e come funziona. Come hai detto dal titolo, è un DC-DC converter. I DC-DC converter, ragazzi, cosa fanno? Ti permettono di regolare una tensione in ingresso portandola in uscita a quanto tu desideri. Il tutto regolato tramite un trimmer multigiri, che in questo caso è qui. Come vedi, la schedina è piccola, semplice, sottilissima, davvero compatta e ragazzi, funziona alla grande. Andiamolo ad analizzare nel concreto. E allora, suddividiamo la schedina in due e abbiamo input e output, perciò ingresso e uscita, polo negativo, polo positivo di ingresso, polo positivo e polo negativo di uscita. Perfetto, può accettare in ingresso massimo 60 volt. E può dare in uscita, regolandolo, massimo 30 volt. Che correnti massime può fornire in uscita? 10 ampere max. Ovviamente, ragazzi, parliamo anche qui di 30 volt max e dentro 60 volt max, perfetto. La regolazione, come abbiamo detto, qui va fatta tramite questo trimmer multigiri. Perciò questo DC-DC converter non è altro che uno step down, perciò ti abbassa la tensione d'ingresso portandola in uscita. Andiamo come esempio specifico, perché io ho questa scheda. Ragazzi, sfruttando le dimensioni compattissime, io dovrò andare a connettere in ingresso un pacco batterie 13S 48 volt nominale per avere in uscita con polo negativo, positivo, negativo, positivo, una 12 volt costante. Ok, perciò io andando a connettere 1 e 2, perfetto, mi misuro col mio multimetro ai capi del connettore a vide. Perfetto, 12 volt andando a ruotare il trimmerino. Perfetto, vado a programmare 12 volt. Così facendo, ragazzi, ho risolto un grosso, grossissimo problema che era quello di utilizzare un DC-DC converter, perché questo è, abbiamo detto, uno step down molto più grande, perché quello che ho attualmente utilizzo è grande circa così, forse anche di più, così, perfetto. Però ragazzi, è grosso, grosso circa così come spessore, perfetto. 1, 2, 3 e 4. Questo invece, come vedi, è piccolissimo, è la metà, come quasi la metà come spessore e più della metà come larghezza. La lunghezza non è un problema, la lunghezza ce l'ho disponibile, perciò non è un problema. Ragazzi, questi circuitini sotto in descrizione ti lascio i link dove puoi andarli a trovare. Hanno anche fuori, se eventualmente vuoi andare a piazzare delle viti per bloccarli a un'eventuale struttura. Io non li utilizzerò con le viti, ma li incapsulerò dentro guaina termoretraibile, così da
isolarlo per bene e lasciarmi uscire solo cavo d'ingresso, cavo di uscita, dove poi ovviamente utilizzerò questi. Questi sono degli sdoppiatori Y, diciamo, da 1 a 2, per andare a fare dei cablaggi con XT60. E questo, ragazzi, mi permette di andare a duplicare, per esempio, un'uscita di un pacco batterie, cioè entra uno, escono due. Io qui posso andare a mettere due utilizzatori. Questi, anche se vuoi, sotto in descrizione ti lascio i link. Niente, ragazzi, per questo video è tutto. Spero ti sia piaciuto. Spero lo hai trovato interessante di informazione. Iscriviti al canale. Mi raccomando, un like, commenta sotto. Fammi sapere se utilizzi questi step down. E se hai altri prodotti che vuoi vedere in video, scrivimeli sotto. E li andrò a verificare, a controllare in caso li acquisto per farne dei video. E ti ricordo anche il corso Battery Maker e il corso Power Wall Maker. In descrizione del video trovi anche i link a tutto ciò che ti sto dicendo, anche al gruppo Telegram. Se vuoi, abbonati al canale YouTube per accedere al mio gruppo Facebook riservato agli abbonati. Tantissimi ragazzi, post, tantissimi video, tantissime informazioni, datasheet, PDF.